Collocamento obbligatorio delle persone con disabilità, solo obbligo o anche opportunità? Se ne è parlato nel corso di un incontro organizzato dalla città metropolitana di Torino nella sua sede di Palazzo Cisterna. Rivolto soprattutto al mondo delle imprese soggette agli obblighi della legge 68 del 1999, l'incontro è stato aperto dalla dirigente Cristina Romagnoli ed è proseguito con gli interventi dei funzionari dell'area lavoro, solidarietà sociale e formazione professionale della città metropolitana. L'obiettivo è stato quello di offrire un'occasione di informazione e riflessione, oltre che sui doveri e sugli adempimenti legati alla legge 68, anche sulle opportunità derivanti dagli inserimenti lavorativi di persone con disabilità, realizzati mediante progetti specifici di collocamento mirato e finanziati con il Fondo regionale Disabili. Dopo la proiezione del docufilm Sono contento, si è aperto il dibattito, introdotto dalle sollecitazioni di Massimo Richetti dell'Unione Industriale di Torino e di Enrica Baricco di Casa Oz. Noi mettiamo a disposizione servizi di preselezione mirata per le persone con disabilità proprio nella logica della persona giusta al posto giusto. Quindi aiutiamo le aziende a trovare la persona giusta per loro, la figura professionale che stanno cercando, e normalmente copriamo tutti i profili richiesti. In più aiutiamo le persone a trovare la collocazione giusta per loro e per la loro disabilità. Ovviamente si è ampliata anche l'offerta di formazione per le persone con disabilità, per aggiornare i profili professionali di chi cerca lavoro alle nuove esigenze delle aziende, le nuove tecnologie, la green economy che diventerà blue economy molto, molto presto, ma anche settori importanti come l'automotive hanno ricercato in questi anni, per esempio, figure ingegneristiche da inserire attraverso il collocamento mirato. Le sperimentazioni sono state molte, ma il cammino è ancora molto lungo, anche se devo dire su questo territorio ormai le buone prassi stanno diventando sistema.